Sì, va bene, è un titolo forte, ma da quando ho abbandonato la parte inerente a FIFA, un po' su tutti i miei social network di riferimento, sto cercando di fare contenuti un pochino più in là rispetto alla media. Quindi mi perdonerete un qualcosa di così cattivo, tra virgolette, ma assolutamente veritiero. Tra l'altro è il primo video in assoluto che faccio sull'argomento per diversi motivi. Il primo semplicemente per mancanza di informazioni. Si sapeva benissimo cos'era accaduto, non si sapeva in realtà che cosa poteva essere successo sul serio a Emiliano Sala. È notizia recente, il corpo è stato ritrovato ed è assolutamente del calciatore, di questo mi dispiace tantissimo. Non mettete in dubbio la mia umanità e la mia moralità, perché sono veramente amareggiato per aver visto una replica di quello che è accaduto lo scorso anno con Astori. Anche su Instagram solamente un paio di storie, solamente quando è stato ritrovato l'aereo la prima volta e per annunciare l'ufficialità della morte di Emiliano Sala per la seconda. Non mi piace parlare di queste cose, è inutile, a chi piace? Beh, in realtà a diverse persone, perché tutte le volte che accadono queste cose vengono fuori come funghi le persone più ipocrite della storia. Veri e propri sciacalli, passatemi il termine. Dirò una verità, magari anche scomoda. Prima della sua morte nessuno si cagava Emiliano Sala. Stessa cosa potrei dire per Astori. Prima della sua morte nessuno si cagava Astori. Poi la disgrazia, qualcosa che colpisce il collettivo, qualcosa che colpisce anche chi il calcio non lo vive tutti i giorni come me e come voi. Ecco che diventa cronaca, ecco che diventa una notizia diversa dal solito. Non è più il gioco del pallone, è un VIP che è morto. E quando succedono queste cose tutti siamo interessati, perché loro hanno i soldi, hanno il successo, possono avere e fare quello che noi nella nostra vita non possiamo fare perché siamo obbligati a lavorare, a studiare, a fare cose che non ci piacciono. Loro invece hanno il potere, loro invece hanno il denaro, cose che noi ci sogniamo. Eppure le disgrazie accadono anche a loro, come abbiamo visto. E magicamente passiamo dal nessuno che caga Sala, nessuno che caga Astori, ad essere tutti Sala e tutti Astori, un po' come è successo con Charlie Hebdo. Poi c'è questa tendenza a innalzare a superuomo chi ci ha lasciati. Astori, Sala, due onestissimi calciatori, due persone magari per bene, non ne ho idea, non le conoscevo. Non erano fenomeni, non erano fuori classe, non erano assolutamente dei crack. Quando ci lascerà Kakà, quando ci lascerà Ronaldinho, quando ci lascerà Messi, quando ci lascerà Ronaldo? Queste sono le leggende e tante altre, Totti, Del Piero, Maldini, Buffon, Zanetti, che hanno vissuto anche la nostra Serie A. Queste sono le leggende, queste sono le persone da innalzare a superuomini perché a livello sportivo avevano caratteristiche superiori alla media. Con tutto il rispetto per le memorie di Astori e Sala, non è questo il caso. Quindi è inutile idolatrare e continuare a dire che Astori era un super difensore centrale quando in realtà ha fatto una carriera normalissima. Stessa cosa per Sala, a quasi 30 anni aveva cercato il salto di qualità in Premier League. Mi dà fastidio perché il rispetto deve essere una cosa forte anche nella morte. Se dovessi lasciarvi oggi, sicuramente non mi piacerebbe vedermi attribuite caratteristiche che magari non erano mie, o essere ricordato come uno degli influencer più grandi d'Italia, quando in realtà non è assolutamente vero. Ma purtroppo l'ho già detto, l'ipocrisia è una caratteristica che accomuna tutti gli esseri umani. Luca Toselli compreso, nessuno escluso. E infatti del pilota dell'aereo che trasportava Sala, pochissimi ne stanno parlando. E non è un film, non è una serie televisiva. Per forza di cose sappiamo com'è andato il suo destino. E non ho paura a dirlo, sì. Probabilmente è morto anche lui. Sicuramente io oggi non sono Emiliano Sala, ma sono assolutamente dispiaciuto per la scomparsa di un ragazzo che poteva realizzare il suo sogno sportivo. Tante condoglianze alla famiglia, agli ex compagni, all'allenatore, alle persone che davvero conoscevano Emiliano. E già da prima di tutta questa disgrazia.